Allora, possiamo adesso ti parla De Vinco Gaetano, che è il presidente della SIAS, per un saluto, e poi c'è il presidente del Ferrari. Grazie perché hai accettato questo nostro invito e adesso cominciamo la conversazione. Allora, ti passo la parola a Gaetano De Vinco. Buonasera onorevole, grazie intanto per aver Grazie a lei, accettato grazie. il nostro invito. La ricordiamo sempre con piacere. Per i tanti anni noi eravamo ovviamente un po' più giovani, ma seguivamo il vostro esempio negli anni passati. Volevo ricordare ai nostri amici presenti che questa serata sarà una serata dedicata, a un tema storico, una parte della storia del nostro paese, quella di una forza popolare, il Partito Popolare, in un preciso territorio, il Piemonte, in un'epoca, il periodo successivo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Questo è l'argomento del libro a cui ha fatto riferimento già Gianni Manzini, firmato da lei, Le stagioni dell'intransigenza, il Partito Popolare di Luigi Sturzo, in terza forza di ispirazione cristiana, alla prova del fascismo e del bolscevismo nel Piemonte del 1919-1926. L'argomento è ovviamente a dei tratti territoriali, Piemonte appunto, ma abbiamo visto che una buona parte del libro si sposa con il quadro più generale, nazionale e apre scenari interessanti dal punto di vista storico, ma che ci mettono anche di fronte ai tempi dell'oggi, e quindi è questo il richiamo che Gianni Manzini ha fatto un attimo fa, perché le chiediamo davvero un aiuto, un contributo per cogliere quello che sta accadendo. Perché stiamo facendo questo? Stiamo facendo questo perché questo incontro si inserisce all'interno di alcuni approfondimenti che stiamo facendo sui temi legati al cattolicesimo democratico, in particolare in questa fase, in questi tempi. E abbiamo già svolto alcune iniziative. Ricordo anche agli amici presenti che il 1º di febbraio, Pierluigi Castagnetti e Don Stefano Stimamiglio, che è il direttore di Famiglia Cristiana, saranno presenti in quest'aula per parlarci di cattolici e politica, quale ruolo in una società che cambia. Quindi ci sono tante domande che vorremmo fare. In un passaggio del suo libro, lei riporta una frase di Achille Grandi, che è un popolare, che è stato anche un sindacalista, che suggeriva nel 1926 che il dovere del momento era resistere sulle nostre posizioni e con la nostra fisionomia. Sottolineo il 1926 perché il 1926 è un anno dove la spinta del cambiamento prodotto nel paese dall'entrata in campo di due rivoluzioni, quella bolscevica e quella fascista, che introducono, la sottolineatura è doverosa, come prassi in politica, quella violenza appresa nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, scardinando le istituzioni della borghesia liberale. Leggendo queste cose ci vengono alcune domande e noi oggi, attraversati da una palese insoddisfazione che ci fa sentire strani a certi percorsi dell'agire politico, siamo in bilico tra testimonianza e abbandono e ci interroghiamo. Serviamo ancora? C'è ancora spazio per i valori e le prassi dei cattolici democratici? C'è un ambito nella politica di oggi, un luogo dove difenderli, questi valori, e possibilmente praticarli?
c'è un nuovo da interpretare? Ecco, queste sono domande che nascono anche dalla lettura del suo libro e sono anche le stesse domande che ci hanno spinto come Fondazione SIAS appunto a questo percorso di incontri a cui facevo riferimento prima. Quindi l'occasione per invitarla, e la ringraziamo davvero tanto. Io non ho presentato l'onorevole Bodrato perché tutti i presenti lo conoscono e quindi mi libero da questo impegno. E ci interessava presentare il suo lavoro e dialogare con noi per capire, leggendo il passato, quello che è possibile di un futuro prossimo, così come appunto faremo anche con Castagnetti e con Don Stimamiglio. Ecco, questo è un po' quello che avevamo in mente di chiedere a lei. Ci aiuti a, riportando, se lo ritiene, una parte del lavoro svolto in questo interessante libro che, ripeto, ha degli accenni territoriali, il Piemonte, ma per alcuni aspetti è tranquillamente trasferibile a tante zone del nostro paese. Ecco, dicevo, rappresentare questo e nello stesso tempo aiutarci a ragionare di prospettiva, a ragionare di futuro, perché ne abbiamo veramente tutti bisogno. Ecco, io mi fermerei qui perché i miei amici presenti sono interessati a sentire lei, la ringrazio ancora e le cedo la parola. Grazie. Ah sì, Gianni Manzini mi sottolinea che siamo collegati poi attraverso gli strumenti digitali anche con altri amici che appunto non possono, anche per questioni di tempo meteorologico, essere presente qui, ma sono presente collegati dalle loro case. Grazie ancora e adesso la ascoltiamo. Grazie. Anche questa introduzione che ha accolto, a me pare, in modo semplice ma essenziale le caratteristiche di questo saggio che io ho dedicato alla intransigenza di Sturzo, ma che riguarda l'avvio della vicenda popolare, che voi tutti sapete bene, ha origini molto lontane e anche poco approfondite, per quanto siano moltissime le ricerche e i libri dedicati alla storia del cattolicesimo politico e ai rapporti della Chiesa cattolica con lo Stato che si stava costruendo negli anni del Rinascimento, del Risorgimento nazionale, merita ugualmente una mia sintetica interpretazione, o meglio spiegazione delle ragioni di questa ricerca, che ha le sue radici in una altra ricerca limitata semplicemente alla individuazione di quella che in concreto è stata in Piemonte la formazione della, chiamiamola pure così, classe politica del Partito Popolare. Perché il Partito Popolare non è nato soltanto da una idea, non è nato soltanto da una grandissima persona. E più il tempo passa, più ci rendiamo conto della sua grandezza, che si chiamava Don Luigi Sturzo. È nata da una situazione molto più generale e non soltanto italiana, che si è
determinata, pensate un po' come si deve andare lontano, con la rivoluzione francese, cioè con la fine di quello che era stato fino allora il dominio di un regime autoritario. Sottolineo questa parola che sta ridiventando attuale anche in un contesto profondamente cambiato, e si avviava la storia della democrazia, che si è portata dietro sempre diverse e opposte interpretazioni. Noi diciamo giacobini, ma Tocqueville, che ha studiato queste cose tra i primi, forse il primo, quando ho parlato di giacobini ha detto che hanno ereditato dall'ancien regime l'idea stessa del potere. Quindi è nata la democrazia con una rivoluzione, con l'uso della violenza, in un mondo nel quale gli intellettuali si erano formati quasi tutti nei seminari, nel quale chi ha distrutto la città di Lione, che aveva un orientamento politico opposto a quella di Parigi, era un vescovo che diventò ministro degli interni della Repubblica Francese. Vi basta per capire com'era confusa la situazione? Potrei continuare, ma mi fermo qua. La ricerca era su una classe dirigente e il mio interesse, quando si è presentata con la presenza di autorevolissimi amici e storici del mondo cattolico, è stata quella di capire in che contesto si è formata e quali sono stati i suoi problemi reali nell'organizzare un partito. Perché organizzare un partito non è come organizzare un club culturale. È una cosa diversa. E devo dire subito che è un'idea che mi ha sempre tormentato, si dice così, vuol dire che mi ha fatto pensare seriamente a questo problema, è quando nasce un'idea politica. Vedete, un'idea diventa idea politica, secondo me. E tutto quello che vi dico è in qualche modo un linguaggio che si forma mentre parlo. Un'idea diventa politica quando fa i conti con il tempo nel quale intende calarsi come azione. L'azione è un elemento essenziale della politica. Lo è stato per Moro, ma prima di Moro lo è stato per De Gasperi, e prima di De Gasperi lo è stato per Sturzo. Per Sturzo in modo essenziale la politica è azione, è programma, non è una filosofia. Può anche essere una filosofia, ma per chi è essenzialmente politico è azione. È confronto con il tempo, diceva Moro, nel quale ci è stato dato di vivere. E quindi è un problema che si ripropone secondo le condizioni nelle quali noi ci caliamo. E quindi è stato così per i popolari, è stato così per Sturzo. Sturzo ha immaginato il partito perché era una data più prossima alla rivoluzione, e chi ha studiato la prima democrazia cristiana non ha più dubbi nel ritenerla la prima eredità per i cattolici della rivoluzione francese. Noi questo lo abbiamo dimenticato. E lo sapevano bene invece i nostri e i vostri in particolare amici della Lega Democratica, che c'era un rapporto profondo tra il tempo che loro stavano vivendo e quello che era apparso alla Chiesa, il tempo dei nemici, di quelli che la volevano distruggere. Non era così. Vedete,
se noi non riusciamo a capire. E quello che poi, ad esempio, è stato molte volte approfondito dagli studiosi del Movimento Cattolico, il rapporto che si è costruito in quegli anni era un rapporto tormentato, perché si trattava di andare oltre un tempo e immaginarne un altro profondamente diverso. Si immaginava, si doveva accettare un mondo nuovo. Vedete, anche oggi noi abbiamo una questione che ci pone un interrogativo, che è sostanzialmente questo: siamo alla fine di un periodo o siamo all'inizio di un altro periodo? Noi siamo insieme alla fine di un periodo e all'inizio di un altro. E questo significa che non tutte le idee che noi abbiamo sostenuto del periodo che sta vivendo sono morte con quel periodo, ma molte di queste idee devono verificarsi con il periodo che sta iniziando. Questa è una mia profonda convinzione ed è l'idea che mi si è riproposta quando ho fatto questo saggio. La seconda osservazione che voglio fare è questa. Io ho iniziato a scrivere per la sollecitazione che vi ho detto, no? Non basta conoscere chi erano i fondatori di questo partito, ma bisogna capire di più quali erano i problemi che hanno dovuto affrontare e come li hanno affrontati, e come erano uniti e cosa li divideva. Vedete, se voi scorrete questi nomi, avete il libro che ve lo permette, vi chiederete cosa ha differenziato Sturzo rispetto a chi lo ha preceduto, non inutilmente, perché il patto Gentiloni non va stracciato, va capito. Gentiloni ha aperto la strada alla politica negli enti locali, che prima era chiusa, ed è rimasta però chiusa quella che riguardava il Parlamento e il governo nazionale. Sturzo ha aperto anche quella, ma molti di coloro che con Sturzo si sono mossi avevano fatto, diciamo così, le scuole elementari con la prima fase. E lo vedete guardando la loro storia. Lo stesso Presidente della Repubblica Gronchi, che era stato uno dei primi impegnato nella vita amministrativa, quindi era entrato al tempo ancora, anche se, no, se non era un moderato, era già in qualche misura un rivoluzionario, però è entrato negli enti locali quando il Partito Popolare non c'era ancora. E tra coloro che hanno fondato il Partito Popolare come gruppo parlamentare, prima ancora dei congressi del Partito Popolare come partito, provenivano da quell'esperienza e sono diventati seguaci di Sturzo, perché si sono resi conto che quella non era ancora la democrazia che loro avevano immaginato, che finivano di essere ancora marginali alla allora definita dittatura della borghesia. Dovevano andare oltre, e oltre voleva dire avere un'idea dello Stato democratico. Ecco, quindi io sono nato con questa preoccupazione: che qual era l'intransigenza? Quella di Sturzo non era più l'intransigenza dei clericali, era un'altra cosa, e lo spiego bene, e prima di me l'ho spiegato benissimo il grande amico, che adesso mi sfugge il nome, io ho un tormento dei nomi, che è ancora attivissimo da questo punto come storico. Vedete, nel linguaggio
lo stesso laici e clericali, nasce perché nasce questo problema. Prima si sapeva chi erano i clericali, si sapeva chi erano i laici. Non c'era confronto, era un termine che descriveva una situazione scontata. Poi diventa una definizione di contrasto politico. Anche questo sono cose che vanno capite. Ma per me il problema era di studiare i popolari. Capite? Era il 2000, 2020, ma era ancora studiare i popolari, anche se mi rendevo conto che eravamo vicini alla data della marcia su Roma e del fascismo, ma non era questo il mio problema. E allora per me, quando avevo letto che per Gobetti il fascismo era autocrazia, la storia di questo paese che si riproponeva, pensavo che questo era un chiarimento sufficiente e definitivo. Oggi dico che non è così, che quando Gobetti definisce il fascismo dice una cosa giustissima, ma nel fascismo c'è qualcosa che viene prima del fascismo e che senza la Grande Guerra forse non si sarebbe riproposto come fascismo, ma c'era ugualmente una storia di autoritarismo anche della Chiesa. Vedete, c'era in qualche misura anche il Concilio di Trento, per il quale la verità assoluta è quella che dice il Papa. Vedete, anche questo era in discussione. E mentre facevo questa ricerca, un amico carissimo Castale Monferrato, guardate, ho dei problemi di memoria terribili, di Castale Monferrato, mi ha fatto notare che il vescovo di quella diocesi che era presente al Concilio di Trento è uno dei pochi che votò contro questa decisione perché non lo convinceva, perché già allora era un laico, nel senso che capiva che ci sono questioni sulle quali, se siamo davvero impegnati politicamente, abbiamo una nostra responsabilità che non possiamo far risalire a chi questo impegno non ce l'ha, ma ne ha un altro molto più alto, ma sostanzialmente diverso. Parla per il Vangelo e non per la Costituzione, anche se nella Costituzione lo sappiamo che c'è la presenza fortissima nella storia e della visione cristiana. Ecco, ma c'è un elemento della laicità, è quello che abbiamo riscoperto in questi anni. E in qualche misura, vedete, il Concilio Vaticano II ci ha aiutato in questa direzione, perché noi eravamo già su quella strada, se non probabilmente avremmo dovuto iniziare ancora più con maggior difficoltà e maggior impegno. Questo era il mio problema, ed è studiando questo che ho visto che per Sturzo, vedete, qui c'è discussioni che si fanno anche in questi giorni. Per Sturzo, lui parlava della sua idea come della terza parte. Non diceva il terzo partito, diceva la terza parte. Era la terza parte perché ce n'erano due che c'erano già, che erano la parte liberale, anche se un raggruppamento di tante correnti diverse, ma tutte sostanzialmente liberali, e la parte socialista che stava crescendo perché stavano crescendo le industrie. Ma prima quelli che poi diventano il partito dei socialisti, un partito di massa del proletariato, c'erano già nelle campagne, c'erano già quelli con quella condizione che vivevano del loro lavoro e dipendevano da altri, ma non c'era l'industria, che ha determinato un mutamento profondo e che ha introdotto nella storia non soltanto italiana
la presenza della classe operaia e del socialismo. E la Chiesa lo ha visto come un pericolo e insieme stava nascendo quello che c'è ancora oggi anche nella vostra regione, anche se non tutti lo hanno capito bene, ma lo avete visto nelle ultime elezioni amministrative, un contrasto tra la provincia e la città. C'era allora, è nato allora e ha continuato ad esserci. Per cui anche nelle ultime vostre elezioni il Partito Democratico ha vinto perché ha vinto nelle città, perché nella campagna avrebbe perso. Questo ci dice come è profonda questa radice e come è importante capirlo perché. Senza questa distinzione, ad esempio, nemmeno in Lombardia sarebbe nata la Lega. Mentre la Lega è diventata una spina nel fianco prima della Democrazia Cristiana e poi continua ad esserlo del Partito Democratico, cioè di quella parte, i Coldiretti, che erano una componente essenziale, fondamentale della Democrazia Cristiana, che oggi, come gli operai, non votano più per la tradizionale sinistra storica, quelli non votano più per il Partito Democratico. Chiedetevi perché è cambiata questo. È cambiata perché noi quella storia non l'abbiamo approfondita abbastanza. E vedete, non l'aveva approfondita fino in fondo nemmeno Sturzo. Sturzo immaginava di portare nel 19 nella politica nazionale quello che lui aveva immaginato in modo correttissimo quasi 15 anni prima, quando era a Caltagirone. La terza forza, partiti democratici che competono con il Partito Socialista, che ha una regione antireligiosa, che in qualche modo ha assorbito dalla componente borghese. Ma c'è anche un'altra ragione, che è quella che poi diventerà fascismo. E quando lui entra in politica, il suo problema sono i bolscevichi e i fascisti. E lui deve misurarsi, questa e mette alla prova la sua intransigenza, con due forze che sono cambiate mentre lui scendeva in campo. E che hanno saputo interpretare quello che stava maturando in quegli anni in Europa e in Italia più di quanto si sia potuto interpretare per bloccarli. Senza la Grande Guerra non ci sarebbe stato il combattentismo, non ci sarebbe stato l'uso militare della violenza nella vita politica. Non ci sarebbero stati gli squadristi che poi diventano il nucleo fondamentale del fascismo e che lo portano a vincere rispetto ad una situazione che era maturata, ma senza avere un punto di riferimento così forte. E insieme, vedete, si è posto un problema. E a me è venuto in mente mentre ascoltavo una vostra introduzione. Allora si divise il socialismo. Vedete, è oramai tutti dicono la sinistra è fatta di scissioni. Questo storicamente è vero perché non solo in Italia, non solo da noi, non solo negli ultimi anni. Non solo nemmeno oggi, ma il problema è che allora è accaduto un contrasto che in qualche modo ha messo in discussione la parola socialismo, come oggi è in discussione la parola sinistra. Mi sono spiegato dicendolo? Vedete? Io in questi ultimi giorni, per delle ragioni familiari che possono non occuparvi per nulla, ho dedicato qualche giorno a leggere quello che noi
assieme, io in particolare, ma non solo, anche Pierluigi Castagnetti, in qualche misura anche Gianni Manzini, e Leopoldo Elia. Iniziava a farlo anche Letta, che ci è arrivato dopo perché era molto più giovane di noi. Abbiamo discusso. Cosa è capitato quando si è disgregata la Democrazia Cristiana? E noi, una milusa, ma non solo della sinistra democristiana, perché tra i popolari c'era anche Scalfaro e c'era anche la Iervolino, che hanno una storia che non è quella della Democrazia Cristiana. Abbiamo dato vita al Partito Popolare. Vedete, in quegli anni, ho riletto quello che abbiamo scritto, noi parlavamo di un partito riformista e di centro che portava avanti l'idea sturziana in un contesto nel quale la sua politica era la politica di centro-sinistra. E abbiamo detto: non moriremo mai socialisti. Poi le cose sono andate avanti in modo nel quale a un certo punto, quando si forma il Partito Democratico o erede dell'Ulivo, erede dell'Ulivo, si incomincia a dire che è non più un partito di centro che guarda a sinistra, ma un partito di centro-sinistra. E inavvertitamente si è detto un partito di sinistra. E oggi, ma perché dico questo? Perché oggi si chiede: ma cos'è la sinistra? Vedete, in questi giorni in Inghilterra il partito laburista sta riscoprendo Tony Blair, l'attuale segretario del partito laburista, sta costruendo un'alternativa al partito conservatore, riprendendo idee di Tony Blair. Che quando ha determinato la svolta laburista che lo ha portato negli anni 90 a vincere contro i conservatori, era diventato il punto di riferimento anche del centro-sinistra italiano. Poi sappiamo come sono andate le cose, e l'ha descritto nel modo più corretto. Credetemi, cari amici, io lo leggo e in qualche misura l'ho conosciuto, ma lo leggo soprattutto da quando era in una rivista che si collocava alla sinistra del Partito Comunista. E oggi, se gli chiedete, lo ha scritto, quindi io non gli tiro la giacca, No, non lo costringo a dire una cosa che lui non vuole che si dica, perché lo ha scritto recentemente. Lui è diventato un liberale di sinistra e poi aggiunge, cioè un liberale. Ma non è il liberale contro il quale si organizzava Sturzo, non deriva dalla dittatura della borghesia. Significa un liberal come sono liberal i democratici americani, come sono liberal i laburisti inglesi, quindi chiamiamolo come vogliamo. È un riformista che ha l'anima rivoluzionaria. Lo ha detto meglio di tutti quando ha scritto una sua lettera a suo figlio, Benigno Zaccagnini. Mantieni l'anima rivoluzionaria, ma quando scendi in politica sappi che tu operi da riformista, cioè crei non da zero la storia, la raccogli e la orienti verso gli obiettivi che vuoi realizzare, che sono obiettivi di solidarietà, perché altrimenti non saresti un popolare. Sei nato per questo, perché la borghesia
e la libertà borghese, secondo te, era ingiusta e dovevi realizzare una società più libera e più giusta, liberi e forti. E quello era il messaggio 100 anni fa, attuale. Oggi bisogna spiegare che cosa significa in un mondo globalizzato, in un mondo nel quale evidentemente c'è un cambiamento più profondo che rimette in discussione le parole che noi diciamo. Dobbiamo ridargli un vero significato, debbono rappresentare qualche cosa di attuale, quello che noi oggi vogliamo fare, perché questa società, quella in cui viviamo, e quella internazionale sia più pacifica, più libera, più giusta. Quindi cos'è? È la fine di un periodo? Sì, quelli che ad esempio immaginano. Perché lo faranno prima o poi, che diranno che io sono un cattocomunista. Ci sono dei cattolici che erano anticomunisti quando noi eravamo democraticamente in competizione con con i comunisti. Ma per loro invece era una ossessione, e sono anticomunisti quando il comunismo non c'è più. E quindi è un pretesto questo per spingere fuori dalla storia qualcuno e prendere il suo posto, cioè il potere. Ma allora non fanno più riferimento a Machiavelli, fanno riferimento al filosofo che era l'ideologo di Trump, che sappiamo tutti qual è. Per il quale, se lui potesse mobilitare la destra cattolica americana contro Papa Francesco, lo farebbe. Ma vi rendete conto di qual è il pregiudizio che rischia di condannare la vita politica se noi ci guardiamo indietro invece di guardare avanti? Noi dobbiamo tenere conto della storia, ma la storia lo hanno detto i liberali più aperti in passato, è sempre contemporanea. E io mi sono trovato a aver scritto un saggio quando nessuno ne parlava del contributo dei popolari a quegli anni, nel momento nel quale, al di là di qualunque previsioni, ma un po' dovevamo capirlo, che stava succedendo anche in Italia, c'era una rivoluzione conservatrice, chiamiamola con il suo nome, e che ci ha presentato, ha detto giustamente, riprendendolo da quanto io ho scritto, che sì, i bolscevichi, che i fascisti avevano una radice nella violenza usata a fine politici. È una delle formule in cui si studiano quando si studia filosofia politica, che la violenza è matrice della storia. Si dice sinteticamente così. Poi andiamo a vedere cosa significa matrice della storia. Vuol dire che con la violenza si cambia la storia. Ma vedete, alle radici di questo uso della violenza, se andiamo a capirlo bene, c'era ad esempio il sindacalismo rivoluzionario, e tra quelli che hanno organizzato per Mussolini la marcia su Roma ci sono alcuni dei suoi amici che erano nel sindacalismo rivoluzionario con lui, prima che lui uscisse dal Partito Socialista e diventasse il promotore del fascismo, orientando in questa direzione il combattentismo che era cresciuto nelle trincee. Ma credetemi, non solo in Italia. Se Max Weber ha scritto ad un certo punto della sua storia, e notate che lui è morto nel 22, Max Weber, nel 22, quando Hitler non era ancora al potere. Ma Max Weber, che era un convinto parlamentarista,
E quindi non era un presidenzialista. Guardate come la storia si ripete: non era un presidenzialista. Ha scritto nelle sue memorie che i soldati che tornavano dalle frontiere e in Germania erano quelli sconfitti, in Italia erano i vincitori secondo i quali la vittoria era stata mutilata e tradita, ma in Germania erano quelli sconfitti. Sono tornati e lui ha scritto che se non lo eleggiamo con il voto, il presidente lo eleggeranno con il pugnale. Cioè, la violenza come arma della lotta politica era usata in generale, da dove c'era un contrasto, e poi lo si è visto con l'avvento del fascismo, del nazismo in Germania. Era la violenza che si imponeva, oh, abbiamo ragione e ce la prendiamo. Allora capite che andare a dire no, guardate, discutiamone, mi faceva ridere. Ma discuti perché vuoi avere ragione tu, ma se ho ragione io, me la faccio la ragione. E quindi era cambiato il contesto in cui si realizzava la lotta politica. E vi aggiungo, nel libro ho dedicato solo 3 o 4 righe a questo, ma bisogna dirlo e rifletterci. I contadini veneti hanno riunito un giorno Sturzo e gli hanno detto: dateci le armi e noi vi dimostreremo che il problema del fascismo ce lo risolviamo noi con le armi. E Sturzo gli ha detto: con la violenza mai. Avete capito? Con la violenza mai. Sturzo avrebbe fatto l'accordo con i socialisti riformisti, no, non con i bolscevichi. Perché se no avevano ragione quelli che dicevano: se noi dobbiamo scegliere o la violenza fascista o la violenza bolscevica, scelgo la violenza fascista, che è quello che hanno poi fatto i clerico fascisti. Hanno scelto, e qui posso dirvi una cosa che mi fa dire come le cose, se uno le vuole vedere, si vedono. Cari amici, è stato per ingenuità, e perché purtroppo anche noi avevamo ceduto le armi rispetto al problema, o di qua o di là, al bipolarismo. Ah, se radicalizzate, e il bipolarismo radicalizza, ma questo l'abbiamo detto negli anni 90, non l'abbiamo detto nel 2024. L'abbiamo detto negli anni 90, l'abbiamo scritto, ne abbiamo discusso. Quando io mi sento coinvolto, e ve lo dico con passione, quando il partito in cui io dirigevo il quotidiano del Partito Popolare, e ad un certo punto ho avuto l'impressione, e poi un po' più dell'impressione, che siccome la sinistra, per arrivare al potere, riteneva che la strada più breve fosse cambiare la Costituzione. La strada più breve: cambiamo le regole, ne mettiamo delle altre che permettano subito di sapere alla sera chi ha vinto. Sappiamo subito chi ha vinto. E sembrava che ci scivolassero inavvertitamente in questa direzione. Io ho dato le dimissioni da direttore. Perché, cari amici, il direttore esprime la politica del partito. Se la vostra politica è questa, e io la considero un errore storico fondamentale, mettete un altro a dirigere il popolo, perché io no, non posso fare propaganda per un'idea che considero pericolosa per la vita democratica. E hanno capito e mi hanno chiesto di restare. Poi con il tempo, purtroppo, e il tempo ve lo dice uno che ha 90 anni, il tempo cammina veloce, sai, cammina veloce, non si ferma quando tu vorresti che si fermasse, continua ad andare per la sua strada. E non tutto dipende da noi, ce l'ha detto tante volte Aldo Moro.
quando gli hanno chiesto all'assemblea congiunta di tutti i parlamentari democristiani, sia quelli della Camera che del Senato. Sì, ma la tua politica dove ci porta? Gli hanno fatto, lo dico per i giovani, perché queste cose, se non le diciamo noi, che le abbiamo vissute, non illudetevi che lo dicano i giornali. I giornali, per i quattro quinti, stavo per dire al 100%, e forse sbagliavo, ma per i quattro quinti vorrebbero un presidente, perché così sono loro i partiti, e voi come partito non esistete più. Questa è la realtà, cari amici. Ve lo dico con la semplicità che è necessaria in queste cose. Ebbene, vedete, mi allontano senza accorgermene del tema fondamentale. Quindi poi si è aggiunto a quello che io stavo scrivendo, il fatto che la destra stava vincendo anche in Italia. La destra ha vinto. Ma se la destra scende in campo, non dite agli elettori o rosso o nero, scegli. O rosso o nero, scegli. Ma hanno posto nel 2020 agli italiani lo stesso problema che hanno dovuto scegliere, sciogliere un nodo da sciogliere nel 1923, o da quale parte andare, rosso o nero? Allora rosso erano i bolscevichi, nero erano i fascisti. Ma insomma, evitiamo di ripetere parole che evocano il passato. Perché, ripeto, quando diciamo che la storia è contemporanea, non lo diciamo solo per noi, lo diciamo per tutti. Con questa differenza, ho lasciato in sospeso un'osservazione su Gobetti. Gobetti dice autocrazia del fascismo. E io ho detto, bisogna andare più a fondo, perché il fascismo è arrivato all'autoritarismo, che c'era già nella storia italiana. C'era già. E c'è ancora. La tendenza autoritaria fa parte della storia. Non è che è nata col fascismo. Il fascismo l'ha cavalcata. Ma c'era. Vedete, bisogna rendersi conto, c'era nella Chiesa, i cattolici erano autoritari. Lo ha ricordato il fondatore di Sant'Egidio in uno dei suoi bellissimi libri sulla storia del cattolicesimo politico. Ve lo dice, ma i cattolici hanno scelto di stare dalla parte dell'autoritarismo perché erano stati abituati a pensarlo così. Se tu spingi l'identificazione tra l'ispirazione cristiana e il partito di ispirazione cristiana fino alla conclusione, allora deve essere un partito confessionale. Contro questa idea si è ribellato Sturzo, un partito confessionale. Lui ha sempre detto un partito moderato, ma laico. Moderato, ma laico. Non un partito. Diceva, perché se sono insieme conservatori e democratici, questo l'ho scritto, è ricordato sul libro. C'è una frase di Donati, di Ferrari, che era come voi, modenese, è una frase di Sturzo. Cosa ha detto Ferrari quando ha fatto la sua tesi di laurea, e ha definito cosa stava capitando in Italia, qual era l'autoritarismo. Ma c'è la frase di Sturzo in cui dice: se noi uniamo nello stesso partito conservatori e moderati, è un tradimento degli elettori, perché mettiamo insieme due posizioni politiche diverse, tra le quali bisogna scegliere. Capite cosa voglio dire? Allora, se è così, noi non siamo alla fine, ma siamo all'inizio.
Allora, il problema è che non dovremmo restare prigionieri del dibattito tra gli altri, tra le parole degli altri. Un bravo rappresentante, io lo conosco poco, ma ho letto sue posizioni. Romano ha detto basta con l'idea popolare, del partito, basta. Noi non vogliamo più parlare di partito. Ma caro amico, Sturzo diceva la mia parte politica ed è entrato in politica dove i partiti erano una parte politica, ognuno era una parte politica. Il loro aggettivo sostantivo era liberali o socialisti. Lui aggiungeva il suo partito, Popolari. E sapete perché non li ha chiamati democristiani? L'ho spiegato lui e nel libro c'è. Non li ha chiamati perché la parola democristiani, per come era stata introdotta nel dibattito politico all'inizio degli anni 90 del Novecento, finiva di dividere in partenza, cioè quasi un pregiudizio che richiamava alla storia della Rivoluzione francese. Cioè, diceva, ah, ma allora i democristiani vogliono la rivoluzione. E lui ha detto, no, è un nome giusto, ma se lo usiamo, ci dividiamo tra di noi, poi si sono divisi ugualmente, purtroppo, perché i clericofascisti sono andati avanti ugualmente. Guardate i libri che sono usciti in questo periodo, salvo quello che ho scritto, il mio saggio, si fermano alla marcia su Roma. Ma il vero fascismo è tra il 22 e il 26. C'è l'Aventino. E l'Aventino, i bolscevici dicono agli altri, perché all'inizio ci sono anche i bolscevichi nell'Aventino, gli dicono, ma questa guerra qui, voi aspettate che intervenga la monarchia. Perché Sturzo diceva, c'è chi può usare la violenza per fermare i fascisti. E chi ha responsabilità, chi dirige lo Stato, lo faccia. Loro possono usarla, non è guerra civile. Se la usiamo noi, è guerra civile e noi non vogliamo la guerra civile. E non l'hanno usata. E i bolscevichi hanno detto, ma trasformiamo la nostra presenza non in protesta, facciamo il Parlamento della rivoluzione. E sia i socialisti riformisti che i popolari hanno detto no, perché noi non vogliamo la guerra rivoluzionaria. Voi la volete, glielo dite, come in Russia volete. Noi non siamo d'accordo. E sono stati, e questa è stata la loro grande ingenuità, in attesa di una presa d'atto della monarchia. Ma i generali che erano attorno alla monarchia e i magistrati che giudicavano i processi. E la polizia che deve intervenire per rimettere in ordine le piazze e le strade, erano andati di là tutti convinti, con alcuni grandi esponenti liberali che poi si sono accorti dell'errore che stavano compiendo, tutti convinti che il fascismo, come dire, era un patto, era un peccato di gioventù. E poi l'esperienza le avrebbe riportati nel grande corso della vita democratica e del rispetto dello statuto. Allora la Costituzione era lo statuto. Avrebbe dovuto difendere lo statuto, la monarchia e chi la rappresentava al governo, e non l'ha fatto. E Mussolini è arrivato in treno a Mosca, già in avendo, diciamo così, in tasca, esagero l'immagine, ma la sostanza è questa, la nomina di capo del governo. E la prima decisione del Consiglio dei Ministri, sapete qual è? Amnistia piena per le violenze che l'avevano portato al potere.
cerchiamo di non imitarlo proprio in tutto. Perché vedete, devo dirlo con franchezza, io non sono tra coloro che stracciano le pagine di storie che non mi piacciono. La storia è scritta nei libri e così va confermata. Il nostro problema è che la storia va conosciuta e giudicata. E noi nel giudizio non possiamo dire che aveva ragione la destra. No, dobbiamo dire che aveva torto la destra. Ma capite che c'è una bella differenza tra stracciare e giudicare. Dire sono pagine della nostra storia, ma noi siamo contro quel tipo di storia. E allora siamo contro l'autoritarismo che riaffiora. Sì, nelle forme che volete, ma riaffiora. E vedete, una volta che Trump abbia conquistato il palazzo del potere, chi è che lo toglie? Guardate che il problema non è mica solo nostro. Vedete le difficoltà in cui si trova la democrazia americana. Vedete le difficoltà in cui si trova il semipresidenzialismo francese? I francesi, se vogliono salvare la democrazia, devono tornare al proporzionale, ai pieni poteri del Parlamento. Vedete, finora il bipartitismo francese è funzionato perché è stato aiutato dal Parlamento e dalla politica francese. Ma nel momento nel quale l'eppenismo con la figlia di Le Pen e poi la nipote di Le Pen, che già in politica anche lei, abbiano imparato il linguaggio moderato e le astuzie della politica, Macron non sta più al potere. Guardate che in Francia già oggi lo si vede sui problemi della pensione. La piazza è in mano a chi si ribella al governo. E già se si mettono insieme Le Pen e il Mélenchon, cioè l'attuale leader di un socialismo che non ha più rapporti ereditari con il vecchio socialismo riformista francese. La maggioranza ha sulle posizioni delle confederazioni europee, non del federalismo europeo. Quindi scivolerà inevitabilmente in direzione di posizioni nazionaliste o paranazionaliste. E si difende solo tornando alla piena responsabilità del Parlamento, che l'ha già oggi in parte, perché quando io ho partecipato a Nizza al primo vertice per l'Europa, noi italiani ci siamo trovati di fronte ad una Francia che aveva due rappresentanti, perché aveva vinto in Parlamento il socialista. E quindi Chirac era al governo con un socialista, lui era presidente, il presidente e il capo del governo era Jospin. Quindi c'era la coabitazione, perché il presidente del governo deve avere il voto di fiducia del Parlamento, e se non lo ha, il Presidente della Repubblica, che ha il potere di indicarlo, dovrà indicare uno che ha la fiducia del Parlamento, cioè della maggioranza del Parlamento, cioè la cosiddetta coabitazione. E allora non ci vengano a vendere come il migliore dei sistemi quello che è un sistema che i francesi abbandonerebbero subito, riconoscendo, come ha scritto il loro più importante politologo 4 giorni fa su Repubblica: il migliore dei sistemi politici è quello italiano. Ah,
se abbiamo queste idee, diciamole. I candidati a guidare il Partito Democratico scelgano. Già è una cosa per me difficile da capire. Un partito nel quale prima si elegge il segretario e poi si convoca il congresso. Ma non è meglio che sia il congresso che elegge il suo segretario? Almeno si sa per quale politica. Guardate, la personalizzazione della politica in teoria può apparire come una soluzione romanticamente bella, ma in pratica si espone a delle ripercussioni e delle conclusioni imprevedibili, che però se aumentano profondamente il solco tra il presidente e chi gli sarà attorno, il monarca e la sua corte, da chi rappresenta il popolo del Parlamento. Se noi dobbiamo difendere il cuore della Costituzione, difendiamo il Parlamento e la sua capacità di scegliere un presidente. Voi immaginate davvero che chi ha in testa l'obiettivo personale di sostituire Mattarella sia meglio di Mattarella? Mattarella è stato eletto due volte dal Congresso, due volte dal Parlamento. Quello eletto direttamente, domani chiunque sia, avrebbe molto da imparare, sia moralmente che politicamente, da Sergio Mattarella. Allora, come vedete, io dico le cose semplici. Vorrei che chi le contesta scendesse in campo con delle idee. Perché vedete, cari amici, lo dico ai giovani, perché se ne rendano conto, li riguarda personalmente, perché la politica non si fa da soli, si fa insieme, si va, lo diceva Aristotele, la democrazia è la regola dell'amicizia. Vanno insieme quelli che la pensano nello stesso modo e che si rispettano. Noi dobbiamo sapere con chi andiamo insieme e ricordarci. Lo dico perché sono quelle immagini che poi si conservano. Per De Gasperi, cioè, si può dire, e l'ho detto tante volte anch'io, che la storia della Democrazia Cristiana è la storia delle sue correnti, le quali tutte poi si sono divise perché il sistema era invecchiato. Ma quando era un sistema giovane, pieno di ardore, e che si sapeva che in politica è un combattimento e bisogna avere il coraggio di portare avanti le proprie idee, De Gasperi diceva un'idea che io considero di grande intelligenza. Tutti dicono, sì, però De Gasperi sapeva che prima o poi vi sareste divisi. Sarà vero anche questo, ma lui ha sempre detto le correnti sono come le onde di un mare. Vedete, vengono tutte dalla stessa spinta, sono onde dello stesso mare. E lui aveva immaginato che il dibattito, per non essere frantumato tra posizioni diverse, aveva lui fondato una rivista che si chiamava, per questa ragione, Discussione. Si discute, la discussione è l'anima della politica. E Moro, per parte sua, l'agenzia personale sulla quale scrivevano i suoi discorsi, i suoi messaggi, si chiamava dialogo, perché la politica è dialogo. E la Sinistra Democristiana, la sua rivista, l'ha chiamata confronto, perché aveva capito che si doveva confrontare parola che in inglese dice una cosa diversa. Noi diciamo confronto per dire punto di incontro tra cose diverse. In inglese confrontation vuol dire il punto dello scontro, ma è anche dell'incontro. Si scontra perché si incontrano, ma non la radicalizzazione,
non la radicalizzazione, che premia le posizioni estreme. E non vi dico altro perché ho già detto troppo. Questo ci dice che la politica è fondata sul consenso, e il consenso sulla capacità di spiegare le nostre, cioè di conquistarlo il consenso, non di imporlo. Questa è democrazia, si conquista il consenso, ed era per questa ragione è una maggioranza che ha la responsabilità di guidare. Se unica sarà meglio per tutti, ma se è una coalizione, è questa la storia, di mettere insieme quelli, come dicevamo, Sturzo, sulle cose concrete d'accordo. E lui ha cercato, lo dice nel libro, il più delle volte inutilmente, di mettere nei programmi di governo come condizione uno degli argomenti che gli stavano più a cuore. E purtroppo l'intelligenza non era solo sua. E gli altri grandi leader della borghesia, iniziando dal più grande di tutti, quando si è arrivati a votare la proporzione proporzionale estesa anche ai comuni, si è reso conto che la sua politica fondata sul trasformismo, sarebbe stata liquidata da una soluzione di questo genere, perché i partiti hanno tanti limiti, possono portare alla partitocrazia, come purtroppo è accaduto nella fase finale della storia della Democrazia Cristiana, ma certamente sarebbe peggiore la partitocrazia dei trasformisti o di quelli nominati dall'alto e non eletti dagli elettori, come è accaduto da chi voleva migliorare la situazione e sostanzialmente la decisamente peggiorato. Quindi bisogna avere dei punti di incontro, di riflessione, sapere che è la cultura che ci fa scegliere da quale parte stare. E se siamo convinti, avremo anche il coraggio di difendere le nostre idee e di accettare i punti di incontro storicamente diventati necessari. La politica oscilla tra due tendenze, la necessità e l'imprevisto. L'imprevisto, quando si realizza, è una necessità alla quale dobbiamo piegarci, e altrimenti, cari amici, vuol dire che non abbiamo previsto. E se non abbiamo previsto, come quello che sta accadendo dimostra che negli ultimi anni siamo stati incapaci, noi e non solo noi, di prevedere dove andavano le cose, e allora bisogna ritornare e assumerci l'onere di avere la capacità di fare un'autocritica. L'autocritica in politica è necessaria come il coraggio di decidere. È importante decidere, chiede coraggio, ma, cari amici, ne chiede forse ancora di più quella di fare l'autocritica e di riconoscere che ci sono stati degli errori e di correggerli. Questo, secondo me, è il tempo nel quale il passato si congiunge con il futuro. Dobbiamo farci padroni del nostro passato, cioè essere in grado di fare una limpida autocritica e di scegliere per un futuro che sia caratterizzato dai valori nei quali noi crediamo, per quanto sia difficile realizzare. Io vi ho detto, credo, tutto quello che questa sera ero in grado di dirvi, e scusate la mia difficoltà di espressione, ma vi auguro davvero di cuore di avere in ogni caso una serena vecchiaia e di avere qualche giovane al quale confidare i vostri problemi. Vi ringrazio, grazie. L'applauso che sente, il nostro ringraziamento per l'intervento sentito, appassionato, lucido. Quindi possiamo godere ancora per qualche minuto.
Avremmo due o tre giovani che desiderano intervenire. Diciamo che sono i nostri giovani a cui vogliamo lasciare qualcosa, no? Quindi chi incomincia? Buonasera, grazie all'onorevole. Io sono, insomma, l'onore di essere presidente del Centro Francesco Luigi Ferrari, una persona che lei stessa ha citato e che ha portato avanti degli ideali di coraggio, di antifascismo e di cultura cattolica democratica. E, una velocissima considerazione, poi volevo farle due domande. Innanzitutto quest'ultima considerazione sul tema che è il tempo che il passato si congiunga con il futuro. Io credo che anche la vittoria di Giorgia Meloni e quello che sta accadendo attorno a noi ci fa capire che forse il tempo dell'antipolitica, della rottamazione, del taglio con il passato sia un po' superato e ci sia bisogno di ripartire anche da delle categorie e da dei valori politici seri. E da qui anche il nostro impegno. Sturzo parlava di una terza forza, da una parte i socialisti, dall'altra i fascisti. Papa Francesco, nella Fratelli Tutti, indica un po' una terza forza, dice da una parte c'è il nazionalismo, quindi chi si serve del popolo, con il populismo e tutto ciò che ci va dietro, e dall'altra parte c'è la tecnocrazia, quindi il potere della finanza, dei mercati. Possiamo rivedere anche, secondo lei, nel nostro impegno queste tre distinzioni, quindi da una parte il populismo, il nazionalismo, dall'altra parte invece la tecnocrazia e in mezzo lo spazio in cui noi possiamo lavorare? Insomma, sei d'accordo con questa suddivisione? E seconda domanda, lei ha parlato giustamente di confronto, di dialogo. Siamo in una fase importante anche per la politica italiana, perché c'è il congresso del Partito Democratico, c'è una nuova formazione, quella del Terzo Polo che è nata e sta venendo avanti. Quale può essere? C'è un luogo in cui poter portare avanti questo dialogo, secondo lei? Ci sono entrambi i luoghi? C'è bisogno di una nuova casa? È chiaro che è una domanda da $1 milioni, perché è una domanda che tutti si fanno da tempo. Ma in questo partito che rischia di spostarsi a sinistra, il PD, oppure un partito che rischia di diventare molto liberale, il Terzo Polo, c'è spazio per la cultura popolare? Sicuramente tutto deve partire da noi. Come diceva lei prima, basta sentir parlare di altri che discutono, è il tempo che anche noi portiamo avanti un nostro pensiero, una nostra discussione. Però ero curioso di sapere una sua opinione anche sui luoghi in cui questi pensieri e queste opinioni possono venire avanti. Grazie. Buonasera, grazie onorevole Broderato. Anch'io la ringrazio per la passione, perché abbiamo tanto bisogno di passione. Io sono Andrea Sirianni, sono della segreteria della CISL, e ringrazio anche la CIS per questa opportunità. Proprio collegandomi a questo tema della passione del suo intervento, quello che volevo dire io era questo. Allora, la testimonianza che vi porto io veloce è sulla difficoltà maggiore che noi abbiamo in questa fase nel nostro lavoro, che è quella di avere di fronte. Noi abbiamo questa grande opportunità nel nostro lavoro di incontrare tante persone nei nostri uffici, con i nostri servizi, nei luoghi di lavoro, e la difficoltà maggiore, riassumendo molto, è quella di aiutare le persone ad affrontare le complessità sulle quali ci troviamo di fronte. Siamo di fronte a tantissime complessità che, insieme con gli amici, no, qui di Palazzo Europa, abbiamo analizzato anche in altri tanti contesti, e le persone ci portano attraverso tutta una serie di richieste. Io potrei farvi anche dei racconti di richieste, magari anche anomale, anche strane, che le persone ci fanno, che vanno molto al di là di quelli che sono i nostri servizi e le possibilità che può fare un sindacato, ma che dimostrano che le persone hanno un'ansia anche profonda di fronte alle difficoltà e alle complessità attuali. Dall'altro lato,
questo dato sulla, sulla disaffezione e sulla, 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 come dire, sulla non partecipazione anche al voto delle ultime elezioni molto preoccupante. Quindi io la domanda che le volevo fare era questo: come aiutare dal suo punto di vista, come possiamo aiutare noi soggetti sociali ad affrontare quest'ansia che le persone hanno di fronte alle sfide, come dire, epocali, no? Lei parlava giustamente di un passato che si congiunge con il futuro e mi interessava capire più nello specifico qualche suo punto di vista rispetto a questo tema, ultimo tema dell'assenteismo e della, del tema di come rilanciare la partecipazione, perché è un tema che mi preoccupa molto e io lo vedo come uno dei rischi più importanti per il futuro della nostra democrazia. Grazie. Una domanda ovviamente non certo, cioè tutta la sua riflessione, di cui ovviamente la ringrazio anch'io personalmente, mi ha molto importante, partendo proprio dall'intransigenza, diciamo, di Sturzo e dei popolari, è stata una battaglia di democrazia. Poi tutta la storia del cattolicesimo democratico che lei ha ripercorso è una storia che appunto si lega all'impegno a difendere la democrazia e a inverarne la promessa, la promessa, diciamo, di cittadini liberi e forti. Da De Gasperi appunto a Moro, che a cui lei ha fatto riferimento, fino ad arrivare anche ai tentativi di riformare il sistema democratico quando se n'è visto, diciamo così, quando questo sistema si è inceppato, si è anchilosato, diciamo, e purtroppo non ci siamo riusciti fino in fondo, ma credo anche che i cattolici democratici siano stati anche protagonisti, per la nascita stessa dell'Ulivo, di un tentativo in qualche modo di impedire, diciamo così, che con la crisi dei grandi partiti della cosiddetta Prima Repubblica vi fosse, diciamo, una presa del potere della destra più di quanto effettivamente non sia avvenuto. Oggi siamo di fronte a una sfida, lei ne ha fatto cenno, io vorrei provare a chiederle se ci può aiutare in questa riflessione, perché è chiaro che il centrodestra, che oggi ha una maggioranza e ha anche una guida politica, un impianto culturale e il tentativo anche di realizzare un'egemonia culturale, necessariamente giocherà tutte le proprie carte per realizzare una torsione del nostro sistema democratico verso il presidenzialismo. Quindi questa volta credo che non si faranno prigionieri, quindi si vorrà andare fino in fondo per fare il presidenzialismo. Chiaro che la nostra battaglia come cattolici democratici, l'intero campo democratico, sarà più complicata di quanto non sia stato nel passato, in questi ultimi 20 anni, ovviamente non nel passato, penso anche alla stagione del terrorismo, insomma tutte le stagioni precedenti, ma diciamo negli ultimi 20 anni certamente la sfida che la destra che ha conquistato il potere a settembre lancerà una sfida senza precedenti. Ecco, i cattolici democratici di fronte a questa sfida, ecco, cosa fare, nel senso che credo non basterà un generico frontismo, ecco, contro questa destra e contro la battaglia politico-culturale per ovviamente costruire consenso intorno alla svolta presidenzialista nel paese. Sono i problemi che hanno posti sono i problemi, non tutti, ma sicuramente tra i problemi ai quali il Partito Democratico deve rispondere in questa fase, sia quando sceglie, come ha deciso di seguire questa strada, chi sarà il segretario, sia quando arriverà la fase del congresso. Devo dire che la cosa che più mi tormenta è il giudizio che uno, e non solo lui, tra diciamo così i fondatori di questo partito, insieme a Veltroni, e tra quelli che dirigono, che hanno diretto e dirigono la scuola di questo partito, non so quanto funzioni, ma so che dovrebbe esistere, e sono tra coloro che dicono: state attenti a quello che dico, perché è fondamentale che ci riflettiate sopra. Io un'interpretazione
ortodossa non ve la so dire. Anche io di fronte a questa informazione sono rimasto molto perplesso. Dicono, abbiamo sbagliato tutto nel personalizzare la politica. Espressione fondamentale dei primari sono la personalizzazione estrema della politica. E si è aperta ancora di più. Abbiamo sbagliato tutto, ma oramai questa è la strada. Se volete essere capite dalla gente, è questa la situazione in cui vi trovate. Capite? Abbiamo sbagliato tutto, ma oramai dobbiamo continuare a sbagliare. Io non sono di questa opinione. Io rimango dell'opinione che in fondo ha espresso nel suo discorso d'addio il carissimo amico Enrico Letta. Dico carissimo amico perché io ero tra quelli che lo hanno accompagnato nelle sue prime campagne elettorali e quindi l'ho visto crescere e mi ha fatto molto piacere vederlo diventare un insegnante in un'università straniera sulle questioni della politica, il che non significa che abbia in tasca la soluzione per tutte le cose, ma ha detto il problema non è il segretario ma è il partito. Cari amici, a questa domanda, alla quale voi avete collegato tante altre riflessioni, quando gli è stata posta a Moro, gli ho fatto un cenno ma poi come capita spesso passo ad altri argomenti e non concludo quello col quale stavo parlando, lo lascio solo alla vostra interpretazione. Moro ha detto, io quello che capiterà non ve lo so dire, so che se ci saremo dipenderà anche da noi. In politica è sempre così, è inutile avere grandi problemi, cioè grandi idee, e poi non confrontarsi con la realtà. E la realtà è fatta di necessità e di imprevisto. Non immaginate di avere tutto sotto controllo. Questa è la prima cosa che voglio dire, bisogna esserci. E quindi il problema dei democratici è esserci. E avere, è stato posto questo problema, la capacità di parlare agli altri. Vedete, il primo nemico della democrazia è l'assenteismo e l'indifferenza, cioè è l'antipolitica, che può essere attiva, ma può anche essere silenziosa, no, non partecipare. E voi sapete che una politica senza popolo non esiste. E se un popolo non partecipa è come se non ci fosse la politica. Ma la partecipazione richiede un gruppo dirigente che parla semplice, che è credibile, che è l'autorità per fare e chiedere cose che immediatamente sono solo una promessa, ma sapere che quella è una persona che non promette invano e che non si ferma alle chiacchiere. Capite cosa vuol dire un dirigente politico? Uno che rappresenta la politica, anche se non è dirigente, che è immaginato come un collegamento con chi è più avanti. E questo è costruire un partito. Ma noi l'idea di un partito ce l'abbiamo ancora? O siamo tutti innamorati, come dire, delle farfalle, delle zanzare che ci sono e poi non ci sono? E le chiamiamo movimento? Movimento nessuno è responsabile di niente. Nel momento in cui il clima è acceso, tutti sono movimento. Ma poi bisogna assumere delle responsabilità, dare una
speranza, un'organizzazione alla speranza, diceva uno dei nostri grandi padri fondatori, Mounier. Dare un'organizzazione a una speranza, questo è un partito. Quindi che si organizza in modo da avere rapporti, di essere credibile, di avere un classe dirigente reale, di non essere esposto alla corruzione di tutto, di sapere bene le difficoltà che si incontrano e quindi di non inventarsi ogni tanto una nuova soluzione da vendere, immaginando che così sia il consenso e poi il resto verrà. No, non è così. Ecco, quindi questo è il problema. Vedete, la Meloni è il frutto di un resto del mondo politico che non era niente di tutto questo. E lei all'elettorato, è una mia interpretazione, voi conoscete tutto meglio di me. Io oramai da tempo conosco la realtà guardando la televisione, incontrando al mercato quando accompagno, vedete, trovare la parola giusta è difficile alla mia età, accompagno mia moglie, incontro qualcuno, chiacchiero, sento, vedo, leggo i giornali, evidentemente tempo per leggere i giornali più di uno, due, tre, quattro. Oramai nelle edicole vanno tutti per scommettere, i giornali non lo compra quasi più nessuno, e voi sapete che l'informazione è parte della vita politica, non è solo il modo di comunicare ma anche il modo di far pensare, di informare, quel tanto di informazione che danno. Quindi io quello che dico è legato a quel poco che io conosco e al tempo che ho per pensare le cose. Evidentemente ho un po' di esperienza, forse anche. Ma vedete, è stato l'unico leader che poteva dire, anche perché aveva avuto l'accortezza di difendere questa posizione quando tutti correvano dietro Draghi, di dire io in quella palude non ci entro. Non che Draghi fosse palude, voglio essere capito bene. Era la mucchiata che era in quella palude e i ricatti continui che uno dava all'altro e tutti davano a Draghi. Io in quella palude non ci entro. Ed è apparsa all'opinione pubblica. Ah, lei non ne ha responsabilità, è l'unica che in qualche modo è credibile. È credibile perché ha promesso tutto e niente. E quindi, ripeto, con intelligenza si era mossa in attesa del momento nel quale si arrivava alla resa dei conti. E la resa dei conti è stata che aveva paralizzato il Parlamento, che sono i partiti nel Parlamento, senza partiti il Parlamento non c'è e senza Parlamento non ci sono i partiti democratici. Se avete capito questo, avete capito metà della politica moderna. Se non lo avete capito, non avete capito nemmeno l'altra metà. È chiaro quello che ho detto? Con una certa rudezza, perché oramai metà della gente non conosce più i partiti e metà disprezzo il Parlamento. E allora che politica potete fare in questo contesto? Nessuno. Quindi il problema è di rimettere in ordine le cose e di non dire quella ha detto tutto quello che si poteva dire, cioè niente. E ogni cosa che fa poi deve correggerla perché l'ha detta sbagliata. E l'unico suo problema, ed è questo per cui è tanto invidiata dagli altri dirigenti di tutti gli altri partiti, è che può nominare chi vuole in tutte le posizioni disponibili. Ho detto un'eresia? Ho ridotto la politica soltanto ai suoi aspetti che ci sono di nomine di potere? Vedete,
in qualche modo la partitocrazia era questo. C'è una democrazia fondata sui partiti e sul Parlamento, che si riduce ad essere amministrazione di tutte le nomine, e alla fine. Lo posso dire così? Allora si capisce. È alla fine. Se è così, è inutile immaginare di ricostruire quella che noi orgogliosamente, e io rimango orgoglioso, abbiamo chiamato democrazia cristiana. Perché vuol dire che si ha nostalgia del potere che non si ha più, non di un partito che non c'è più. Allora, vedete, non so da dove iniziare. Oggi c'è un articolo sulla stampa di Caracciolo, che è una delle poche intelligenze che parlano di politica estera, il quale dice una verità che rende difficile qualunque politica pacifista. Difficile. Non dico inutile e non dico sbagliata, dico difficile. Anche se si chiama Francesco. Difficile. Ci dice, in queste condizioni, noi alla fine avremo una Russia dissanguata e quindi un impero che ha rivoluzione lungo tutto il suo confine, dalla Cecenia alla Croazia, dall'Ucraina a Vladivostok. Tutto sarà tutto incerto e lei sarà dissanguata, ma l'Ucraina la guerra la perde. Questo dice Caracciolo. Cioè, lui dice, se l'Occidente non riesce a in qualche modo a essere più presente, il che, ecco perché è difficile la pace, il che significa una situazione più esposta allo scontro. Non ci sarà fine di questa guerra e l'Ucraina, che noi diciamo essere la punta della lancia europea, si romperà. Non so se sia verità questa, ma Caracciolo dice così. E se voi sentiste Parsi, che è un grande e bravo giovane professore di diritto internazionale della Cattolica, vi direbbe cose sostanzialmente uguali. Ricostruire una pace in un paese e in un mondo che dappertutto è in guerra, se io fossi un vescovo o un cardinale, vi direi quello che diceva, quando era ancora in vita, il cardinale che ho conosciuto a Ravenna: bisogna riuscire a parlare al cuore dell'uomo, perché è lì che c'è l'odio, è lì che c'è la guerra. Le istituzioni riflettono quello che c'è nel cuore degli uomini, evidentemente, soprattutto nel cuore, se ce l'hanno, di quelli che decidono. Vedete, questo è un problema sul quale la politica dice poco e dice molto di più quando semplicemente però si ferma lì. Dice, alla base di ogni politica c'è una cosa etica. Sì, ma la politica, quando interviene troppo nell'etica, diventa una dottrina che impone il suo volere e la sua verità, cioè non è più aperta all'ascolto, non è più attenta ai valori, rischia di dare una giustificazione ideale a qualcosa che è soltanto lotta per il potere. Passare dalle radici etiche della politica, che dovrebbe essere di qualunque politica, alle radici etiche della politica che si fa oggi, cari amici, lo abbandono
alla educazione che avete avuto in famiglia e a quella che vi dà la comunità nella quale vivete. Probabilmente la politica è inevitabilmente un'altra zoppa, si dice così politicamente, delle sue radici etiche. Va e non va, insomma, allora bisogna ascoltare gli uomini che hanno una visione profetica, come il nostro Papa, ma come quello che c'era prima. Poi c'è qualcuno che cercherà di metterli in contrasto uno con l'altro, perché sarebbe la coda del diavolo. Noi cerchiamo di non avere la coda del diavolo, che è il massimo che possiamo fare. C'è però un problema sul quale non vi siete ancora, che ha a che fare con l'astensione. Oggi è una cosa nella quale la politica è stata così presentata in modo sbagliato e recitata, diciamo così, in modo sbagliato. È stata diventata la politica dell'immagine, quindi è giusto dire che è stata recitata male. Che oggi è difficile motivare investire in un'idea, in una proposta, perché ce ne sarà un'altra di più. Che nel sindacato, che ha parlato, lo sa, che nel sindacato c'è sempre quello che propone di più. E proponendo di più rende difficile realizzare il meno. Io ne ho visti parecchi politici caduti per buona volontà, perché avevano detto le cose come andavano dette e non sono stati capiti. E l'opinione pubblica ha detto: oh, quello non farebbe niente per noi, tanto vale non votare. Non solo uno, ne ho visti tanti cadere. Quindi qualche responsabilità gli elettori ce l'hanno, e non soltanto gli eletti. Però è meglio eletti che nominati. È meglio mettere alla prova gli elettori oltre che gli eletti, perché una responsabilità l'hanno quelli che scelgono. Ma qui si crea un problema, e mi fermo a questo. Scusatemi se non vi dico altro, perché le domande direi qualcuno anch'io, ma non avete fatto delle domande giuste, ma non sempre chi deve rispondere sa come rispondere. Ma c'è una cosa che io voglio dire, perché è una cosa che è stata finora dimenticata e che ha dentro di sé l'autocritica, ma non è solo autocritica, è analisi. La Prima Repubblica è nata con i 2/3 degli elettori in difficoltà economica, la dico semplicemente così, e con le riforme parziali che ha fatto, improprie che ha fatto, ma che ha fatto, alla fine, quando è diventata, chiamiamola come si è detto fin dagli anni 60, 70, 80, la Seconda Repubblica, perché si è iniziato a parlare di Seconda Repubblica con la P2, ve lo ricordate? Il primo programma di Seconda Repubblica, che ritrovate in tanti programmi di oggi, per un'altra Repubblica, sono il programma della P2, O sbaglio? Allora, in quel momento, gli elettori, che prima erano 1/3 in disagio e 2/3, cioè pochissimi, voglio dire 2/3 di disagio e 1/3, pochissimi, in condizione accettabile, diciamo così, no? Non ricchi, i ricchi sono sempre stati meno del 5% e hanno sempre avuto più del 30% del reddito. Quello è un fenomeno che si è allargato, ma sostanzialmente la dimensione negativa era questa, una piccola domanda, una piccola percentuale che ha una grande influenza, perché non è ancora proprio vero potere, ma influenza. Alla fine erano i 2/3 che attraverso welfare
potevano vivere, non dico che vivessero bene, non dico che non ci fosse la giustizia sociale, ma potevano vivere, tanto è vero che oggi le famiglie vivono sulla pensione dei vecchi, non sullo stipendio dei giovani. O è così? Dico una cosa sbagliata io che vivo da solo? Ecco, si è ricreata questa situazione. Purtroppo, questo due terzi che si è creato con la seconda parte della storia moderna, dal secolo breve, come è stato definito, a questo che è appena iniziato, due terzi, è diventata una maggioranza, la quale, ecco il punto di analisi, la quale con tutte le sue difficoltà interne e quindi con il rischio di tornare indietro, con il rischio cioè che le diseguaglianze non continuassero a ridursi, ma iniziassero ad aumentare, con questo rischio è diventata maggioranza più interessata a conservare le conquiste che non a estenderle a chi era rimasto fuori delle conquiste. Ho detto qual è la realtà che si è creata passando da una fria realtà nella quale viveva, votava tra il 70 e l'80%, è una realtà nella quale quando vota il 50-55% siamo già contenti, una società nella quale l'interesse a continuare un disegno di riforma insufficiente ma che c'era, ha perso, lo si è detto del comunismo, lo si può dire di qualunque idea, ha perso la spinta propulsiva. Il riformismo è quello della Prima Repubblica e di parte della Seconda, quando è ancora in mano alla generazione della Prima. Poi si perde, perché l'interesse a conservare quello che si era conquistato supera l'interesse a estenderlo, e interesse qui è solidarietà, verso quelli che sono rimasti fuori. Questo è il problema, amici miei. Ridare un impulso veramente riformista. E vedete, qui c'è una, e vi lascio con questo, perché diventerà un tormento vostro come un tormento mio. Tormento intendo dire un problema non risolto. Non ve l'ho risolto, l'ho indicato, ma bisogna indicarlo per risolverlo. C'è un pensiero di Moro che qualche volta immagino che l'abbiamo dimenticato, quando dice, amici, l'età, la fase, lui dice la fase dei diritti risulterà effimera, cioè fragile, provvisoria, la fase dei diritti, mentre continuiamo a chiedere, e credo giustamente diritti, perché i diritti non finiranno mai, non avremo mai la società perfetta. La fase dei diritti risulterà effimera se noi non riscopriremo una nuova idea del dovere. La solidarietà è un dovere. Se non è un dovere, quelli che l'attendono come diritto non l'avranno mai. Se chi può dare la risposta non gliela dà perché non sente il dovere di darla. Avete capito qual è il problema? In politica i doveri che abbiamo, iniziando da quelli che abbiamo come politici, contano più dei diritti che chiediamo, perché i diritti che noi chiediamo dipendono dai nostri doveri. Se no non ci saranno. Vedete, io ho avuto tante discussioni con Bertinotti, lo cito come un amico, anche se ha avuto delle responsabilità, ma è ancora un uomo vivo che ragiona. Ma abbiamo avuto e abbiamo una diversità di opinione. Io dico la mia e non dico che sia giusta, non dico che sia giusta, ma dico la mia.
perché l'ho visto nella mia esperienza. Vedete, quando c'era un problema, la soluzione di Bertinetti era: facciamo pagare i ricchi che non pagano le tasse, e quel problema avremo i soldi per risolverlo. E io gli ho sempre risposto: caro Bertinotti, se quelli che vogliono quella riforma non si comportano per realizzarla, non affidarti ai ricchi, perché se tu fai una riforma che la fa pagare a loro, loro i suoi denari le porteranno all'estero, e tu i soldi per fare la riforma non li avrai più. Questa verità è tanto vera che quando arriva al governo un uomo di destra, la prima cosa che fa è non lottare più contro l'evasione fiscale e chiedere, premiandola, il ritorno del denaro che è andato all'estero perché venga in Italia. È una dimostrazione che la politica deve, nei sacrifici che chiede, coinvolgere chi la chiede quella riforma. Deve saperla chiedere davvero, come un suo sacrificio a servizio dei doveri che ha verso gli altri, prima di chiederlo come un suo premio. Capite come? Questo è l'insegnamento dell'ispirazione cristiana. Essere per i poveri facendo pagare i ricchi non è cristiano. Essere per i poveri pagando questa esigenza è cristiano. E poi pagheranno anche i ricchi, perché saranno costretti dal nostro esempio a diventare cristiani. Se no, cosa predichiamo a fare? Io, scusatemi, mi fermo qua, ma credo di avervi detto che cos'è che manca oggi. L'etica è questo, il rapporto tra diritti e doveri è il fondamento di un'etica laica prima di religione. Nella religione c'è la fraternità, che è un regalo che si dà. Quando parliamo di solidarietà, parliamo di un'intesa che dà forza al consenso. Il sindacato è un esempio di cos'è la solidarietà. È nato dalla storia, non è un'ideologia il sindacato, è un'esperienza. Noi dobbiamo qualcosa imparare, lo deve dire anche il sindacato, se no la fine della comunità come idea riguarderà anche il sindacato, l'assenteismo sarà anche sindacato. Ci sono dei mali che sono delle epidemie come il Covid, bisogna curarle, ma sono delle malattie pericolose per la vita democratica. Grazie. Scusate, no, io ringraziamo, non riesco a limitarmi. Sono ringraziamo davvero tanto per questo ritaglio di tempo che ha dedicato a noi modenesi. Speriamo di vedere la nostra ospite più avanti, quando arriva l'estate, che si può girare anche con la macchina, così ci facciamo invitare da Gianni Manzini a mangiare un bel gnocco fritto o qualcosa. Ve lo ricordo, sono stato tante volte vostro ospite, so benissimo. Ecco, allora le ho fatto venire la voglia. Nella ospitalità, non solo in questo sono i primi, ma nell'ospitalità i primi sono i siciliani. Credetemi, la mia esperienza mi dice sono la gente più ospitale che io ho conosciuto. Subito dopo ci siete ancora voi. Tanto. Subito dopo. Concludiamo il collegamento. Grazie ancora, buona serata. E buona serata anche a voi che avete resistito.